Adesso andiamo a scuola. Andiamo a scuola perché la scuola, base della cultura civile di questo paese, anche lì molto spesso un deficit di laicità. Paolo Limonta. Ramen, no, sbagliato. Grazie a tutti. Allora, io sono qua e porto il grido di dolore di tutte le maestre, di tutti i maestri, di tutte le educatrici e di tutti gli educatori che vedono i loro bambini cadere sotto i colpi della cultura gender e non riescono a intervenire, non riescono ad arginare questa tragedia immane che sta colpendo tutta la gioventù italiana. E dopo di me interverranno tre studenti e capirete che cosa vuol dire questa cosa, e non riusciamo a farlo semplicemente perché non ci accorgiamo che questa cosa sta avvenendo, e cioè perché non avviene, ovviamente. Il problema è molto semplice, secondo me, e cioè che tutti questi omofobi, che insieme all'essere omofobi sono anche molto razzisti e abbastanza fascisti, credo che abbiano un problema enorme nei confronti della scuola, che è la scuola stessa, cioè la scuola come elemento di crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, ma anche degli adulti, delle donne e degli uomini. Perché nella scuola di oggi, nonostante tutto quello che, tutti gli attacchi che sono avvenuti alla scuola pubblica negli ultimi anni, nella scuola pubblica di oggi il problema è molto semplice, che tantissime maestre, tantissimi maestri, tantissime professoresse, tantissimi professori lavorano tutti i giorni e crescono tutti i giorni insieme ai loro alunni, fanno crescere i loro alunni in comunità dove le differenze non solo sono rispettate, dove le diversità non solo sono rispettate, ma diventano una ricchezza potente, una ricchezza e uno sviluppo potente della cultura, e favoriscono la crescita di comunità dove non c'è bisogno di insegnare il rispetto dei diritti, perché i diritti sono rispettati naturalmente. Allora, quando io sento i leghisti, i fascisti, quando io sento quelli di destra in Italia che attaccano la scuola, che dicono che questa scuola deforma la crescita dei loro figli, sorrido, perché so che quello è il loro punto debole, è esattamente quello. Io mi ricordo quando il leader di un partito omofobo e razzista, della Lega Nord, che non pronuncio qua perché la mia religione mi vieta, non è pastafariana, ma mi vieta di pronunciare certi cognomi e certi nomi. Io mi ricordo benissimo quando ha detto: se la maestra di mia figlia parlerà di gender, io andrò a scuola e le darò una sberla. Alla maestra, ovviamente, non alla figlia. Ora, a prescindere dal fatto che ovviamente per un leghista il metodo di confronto può essere solo quello, ma a prescindere da quel fatto, io credo, mi piacerebbe tantissimo invece che la figlia di quel signore fosse una mia alunna, perché se fosse una mia alunna tornerebbe ogni giorno a casa e direbbe al suo papà che a scuola insieme ai suoi compagni ha parlato di diritti, ha parlato di crescita, ha parlato di rispetto, ha parlato di uguaglianza. E io credo che questa cosa lentamente ma inesorabilmente distruggerebbe le certezze del suo papà, ed è questo che noi dobbiamo continuare a fare. E quindi, a nome delle tantissime maestre e maestri, delle tantissime professoresse e professori che la pensano come me e che come me fanno della scuola un luogo di crescita quotidiano, io vi dico che siamo in tanti dalla parte dei diritti e che alla fine inesorabilmente non potremo che vincere noi. Grazie.
Proseguendo nel mondo dei saperi, dopo il maestro Limonta ci siamo noi studenti, che all'interno di scuole e università siamo riusciti appunto ad avviare assieme a varie realtà, a varie associazioni, un percorso unico e un percorso comune all'insegna della laicità. Laicità perché appunto a scuola si insegnano i saperi, si insegnano le scienze, si insegna quello che è alla base un po', diciamo, della nostra cultura. E questo non può essere macchiato da qualcosa di confessionale, non possiamo essere formati in un modo confessionale. Per questo siamo andati a cercare all'interno di scuole e università le religioni, tutti quegli aspetti che vengono imposti con un modello unico, che cosa hanno in comune nei due luoghi e che cosa hanno di differente. E per questo introduco Chiara Zulberti e Camilo Villagran, studentessa appunto delle scuole superiori e studente universitario, che ci parleranno di questi punti in comune e di queste differenze. Buongiorno a tutti, io e Chiara vorremmo appunto un po' dialogare su questi temi, perché non è facile vivere l'università, vivere la scuola senza comprendere degli elementi fondamentali, perché io vorrei dire una cosa, che la laicità non è una questione meramente che si insegna a educazione civica. La laicità è un valore umano che costruisce la nostra persona durante il nostro percorso scolastico, il nostro percorso universitario, non come solo cittadini ma come persone. E questo rappresenta quindi la forza di sapere che sui diritti, sulla nostra dignità non si può mediare. Noi dobbiamo affermare che come studenti, come cittadini giovani del domani, di certo non contratteremo sulla dignità della diversità. Parlando di laicità, è fondamentale parlare di scuola e università pubbliche. È per questo che noi vogliamo che il governo abbia una presa di posizione e che dimostri la priorità che la scuola pubblica ha nella laicità. Lo dimostri attraverso i finanziamenti, perché da quando abbiamo avuto un taglio di 9 miliardi con la Gelmini, che l'università e la scuola hanno un buco che non è mai stato ricolmato di finanziamenti. Inoltre non possiamo accettare che ci siano continui sgravi fiscali alle scuole private e che i fondi pubblici vadano delle scuole spesso di stampo confessionale. In una simile situazione vengono a mancare delle priorità della scuola, come per esempio il piano sull'edilizia scolastica, e questo noi non possiamo accettarlo. Infatti, cioè, noi chiediamo davvero che, se davvero gli istituti privati non devono avere oneri per lo Stato, allora la scuola pubblica deve essere l'unica priorità formativa per lo Stato, e pertanto chiediamo anche alle regioni che escludano gli istituti professionali, quelli privati, dai circuiti di formazione professionale, in quanto un servizio pubblico. E se si è privati non si ha la possibilità di giustificare ad esempio l'esclusione di un ragazzo solo perché è gay sul corridoio. È denigrazione, è mancanza di diritti umani, e soprattutto solo perché si è privati, solo perché si è cattolici, non significa minimamente che si possa denigrare la dignità umana delle persone. Infatti, come universitari anche sentiamo la mancanza di priorità, anche in quanto la priorità è fatta di accesso libero, e anche il diritto allo studio deve avere priorità assoluta per le regioni. Basta fondi alle private, basta, deve essere solo fondi per la scuola pubblica. Ovviamente però non è solo una questione di fondi, ma è soprattutto una questione di sapere e di conoscenza. All'interno della scuola, soprattutto delle scuole superiori, è necessario rivoluzionare la didattica, è necessario creare un ambiente in cui si vengano incluse le differenze, in cui ognuno possa crescere essendo ciò che è liberamente. Questo deve iniziare soprattutto anche dall'aggiornamento dei libri di testo e dei manuali, che spesso contengono espressioni offensive, sessiste, che contengono delle brutture che nel 2015 non possiamo più accettare. Inoltre, vogliamo una legge nazionale sull'educazione sessuale, perché non è possibile che all'interno delle scuole si faccia a volte sì e a volte no. Non è possibile, perché l'educazione sessuale è un bisogno di tutti, è un bisogno che ci serve per sviluppare una sessualità libera e consapevole.
Rendiamoci conto che la legge sull'educazione sessuale risale al 97, una legge vecchia che la inserisce all'interno del pacchetto di educazione alla salute. Questo significa che il preside del consiglio di classe può scegliere se la classe fa o non fa educazione sessuale, come se fosse un optional. Ma quando che uno sviluppo del ragazzo possa non esserci, parlare di sesso, parlare del valore anche affettivo, il valore umano, il valore sociale che ha la sessualità. La sessualità è una cosa che fa parte di tutti noi. Infatti chiediamo che ci sia quindi una materia curricolare, un decreto ministeriale, una presa di posizione precisa e che soprattutto gli interlocutori, i formatori siano persone qualificate, non siano persone che arrivano a dirci che la masturbazione fa diventare ciechi, che ad esempio non possiamo guardare la pornografia. Ma cosa significa? Sono pseudoscienze e la pseudoscienza a scuola non ci deve entrare. Tant'è che riteniamo che la sessualità sia anche fonte di un sapere scientifico, sociale, umano. Ecco perché è importante che le università sviluppino anche dei dipartimenti di studi di genere, dipartimenti che studino che cosa significhi, che risvolto abbia la sessualità. Anche perché tutti questi elementi formativi rappresentano anche l'abbattimento finale degli stereotipi. La scuola e l'università sono la fucina e l'arma per abbattere gli stereotipi. Basta pensare che esistano studenti transgender che vivano anche la loro condizione in quanto sentono il loro sesso biologico diverso dalla loro identità di genere. Com'è possibile che all'università io mi debba vergognare di avere sul mio badge universitario un nome maschile se sento di essere femminile? Perché devo giustificare la mia dignità a un professore? Non è possibile. Ecco perché come studenti noi appoggiamo anche soluzioni come il doppio libretto, le carriere alias, che permettano almeno nell'università, visto che nello Stato non avviene, ma che almeno i luoghi del sapere siano avanguardia di questo e che tutelino, rappresentino un modello sociale nuovo per la società. Dobbiamo liberare la scuola dagli stereotipi, perché l'individuo in formazione non può essere soggetto a stereotipi, e tutto quello che adesso si sta sviluppando, l'educazione sessuale, il doppio libretto, sono tutte cose che fanno paura agli estremi cattolici, fanno paura ai movimenti neofascisti, e si sono inventati l'ideologia del gender, un'ideologia che non esiste. Loro non vogliono far altro che bloccare questa apertura che si sta creando all'interno degli spazi di formazione. Vogliono fare in modo che gli stereotipi rimangano, che il sistema sociale rimanga, che ogni individuo cresca con una determinata idea di famiglia, con una determinata idea di società, che non è l'idea giusta, è un'idea che noi vogliamo cambiare. Ecco perché vorremmo chiudere con una riflessione che per noi sentiamo molto importante. Il fatto è che la scuola, la laicità, significa costruzione di un nuovo modello di democrazia. Democrazia non significa, e lo voglio sottolineare, lo voglio urlare perché è esasperante, democrazia non significa che ciascuno può dire, e perdonatemi il termine, quel cazzo che gli pare per offendere e discriminare gli altri. Questo non è democrazia. Una democrazia sana è intollerante nei confronti degli intolleranti. Ed è per questo motivo che noi come studenti, e voglio ringraziare moltissimo adesso una parte di gente che ha collaborato a questo, che qui sul palco non c'è, noi come studenti abbiamo costruito una rete di ragazzi, di realtà, di collettivi, di liste di rappresentanza di delle università, delle scuole, che costruiscano un nuovo progetto. Questo progetto si chiama Nessuno Escluso, è un documento che fa assumere alle scuole e alle università una posizione chiara di dire che la discriminazione in ogni sua forma non può esistere. Il non sapere non entra nelle scuole. È vergognoso che in Bicocca ci sia stata una conferenza di Costanza Miriano sulle teorie riparative. Non è possibile, perché l'università, la scuola, negano gli spazi a estremismi cattolici, pseudoscienze e anche fuori fascisti dalle nostre università e dalle nostre scuole. Grazie.